A tutti ben trovati per le ultime notizie dalla Chiesa Vicentina. La diocesi di Vicenza non abbandona l'Africa nonostante il rapimento dei suoi sacerdoti Fidei Donum, fortunatamente ben concluso. La diocesi aprirà una nuova missione in Mozambico e poi la presenza in terra d'Africa anche del vicario generale. Che cosa si sta facendo ora? Si è fermata la missione in Africa oppure no? È proprio quello che ci siamo chiesti noi, se vale la pena, se dobbiamo continuare ad essere presenti oppure no, visto che la presenza in Camerun per ragioni proprio di sicurezza non è più possibile. Ci siamo detti, il Vescovo in prima linea, ma anche tutti i preti, anche il Consiglio Presbiterale, ci siamo detti che no, non bisogna abbandonare l'Africa. E allora abbiamo ricevuto proprio dall'Africa delle richieste in varie parti. In primo luogo nel paese del Benin un vescovo ha chiesto un aiuto da parte nostra, in seguito anche in Mozambico e anche c'è un'altra realtà che ci è indicata ed è la Guinea-Bissau, dove c'è bisogno ancora della nostra presenza, cioè vuol dire di alcuni nostri preti, giovani possibilmente, che possano dare una mano a queste giovani chiese. Ecco, recentemente ho fatto il viaggio insieme con Don Arrigo, che è responsabile e direttore dell'ufficio missionario. Abbiamo visitato già il Benin dopo Natale e recentemente abbiamo visitato il Mozambico e lì abbiamo incontrato un vescovo che ha origini vicentine e anche una comunità di due comunità di suore orsoline, vicentine anche loro, e anche una comunità di preti della comunità San Caetano. Con loro abbiamo visto il territorio, abbiamo visto le necessità ed ora si tratta di valutare insieme con il vescovo dove prendere un po' il nostro impegno e offrire la nostra collaborazione nei prossimi anni. Insomma, la missione deve rimanere nel volto della Chiesa Vicentina. Certamente, perché fa tanto bene, ha fatto tanto bene e continua a far bene. E poi vediamo come dall'Africa ci arriva tanta gente. E il motivo c'è, perché vuol dire che ci sono molti problemi. Allora vorremmo aiutarli là, incontrandoli e dando anche la possibilità anche a loro di valorizzare la loro possibilità e anche la possibilità di restare nei loro paesi. I primi di luglio torna l'appuntamento con la settimana biblica. Ecco, questa è l'ottava edizione, diciamo, di questa settimana biblica che continua in qualche modo anche i temi del festival biblico, questo festival che vuole portare la parola della Bibbia durante tutto l'anno. Ecco, quindi dicevamo questa ottava settimana biblica. Sì, il tema è sul libro dell'Esodo, continuando il percorso iniziato l'anno scorso. Il libro dell'Esodo, dalla schiavitù al servizio. Quest'anno in modo particolare avremo 8 voci che vanno a dar voce alla parola, al mattino con una proposta più biblica, al pomeriggio con dei laboratori a partire dal linguaggio della liturgia, dell'arte, dell'attualità, della cultura. Sarà un'esperienza interessante anche per questa varietà di voci, religiosi, preti, laici, persone impegnate nel sociale, nel mondo del lavoro, dell'educazione. E quindi ciascuno sarà invitato poi a prendere la parola a partire dall'esperienza dell'Esodo. Ecco, quindi tutti raccolti attorno a questo grande libro che abbiamo, che è la Bibbia. E qual è il programma in particolare? Ecco, al mattino ci sarà una proposta più di approfondimento e il pomeriggio con dei laboratori si lavorerà su dei temi emersi nelle mattinate. Ricordo che l'appuntamento è a Villa San Carlo dal 5 all'8 luglio, con la possibilità di partecipare all'intera esperienza, una giornata intera, e di vivere anche questo momento come una formazione non tanto tecnica, ma anche personale, spirituale, a partire dalla Bibbia. Questo grande libro che parla dell'attualità, il tema della giustizia, della schiavitù al servizio, ma parla alla vita di ciascuno. È una possibilità che possiamo regalarci durante quest'estate. E quindi chi fosse interessato per iscriversi? Può farlo attraverso l'ufficio catechistico, attraverso l'ufficio per l'insegnamento della religione cattolica o direttamente a Villa San Carlo. Ciao ragazzi, bentrovati. Noi siamo qui per invitarvi alla festa del Giubileo dei Giovani. Sarà il 19 giugno, domenica prossima, e ci incontreremo in gran numero, in tanta gente, dalle 16 in seminario vescovile nel parco in poi. La festa è una festa per tutti i giovani, non solo per chi verrà alla GMG,
ma per tutti quelli che vorranno venire con noi a condividere un momento di incontro e di festa. Comincerà alle ore 16 con dei giochi, si chiamano Misericordia senza frontiere, e sono delle sfide attorno alle opere di misericordia in cui i vicariati si stanno già preparando con delle squadre, si sfideranno attraverso questi giochi, queste staffette. E al termine delle premiazioni alle 18:30 avremo un momento di preghiera assieme al nostro vescovo Beniamino, che ci accompagnerà in questo giubilo e in questa festa. Poi la festa continuerà dalle 19 in poi con uno spettacolo musicale, poi lo spettacolo teatrale su alcune figure importanti della Polonia, coordinate dal duo che è un trio, Marco e Pippo. Non potete mancare. Se proprio non riuscite ad arrivare per i giochi del pomeriggio, potete anche aggiungervi alle feste alle 19. Ci sarà anche un grande stand gastronomico con i panini onti, è proprio una grande festa. Quindi vi invitiamo, non potete proprio mancare, perché è un'occasione di incontro. Vi dicevamo, non solo per i giovani che vengono a Polonia con noi, e siamo in gran numero, siamo gli 800 che andremo da Vicenza insieme, e tra l'altro in questa occasione di domenica ognuno potrà ritirare il suo kit, ma la festa, dicevamo prima, è aperta a tutti, e quindi invitate amici e vi aspettiamo lì dalle 16 di domenica 19 in poi nel parco del seminario, entrata via Rodolfi. Vi aspettiamo, non potete mancare, ci saranno tantissimi stand. Ascoltiamo l'editoriale con il direttore della Voce dei Berici. Il 20 giugno si tiene la giornata mondiale del rifugiato. Se possibile quest'anno, questo appuntamento assume una valenza ancora più drammatica delle edizioni precedenti. Infatti non passa settimana che le cronache registrino morti per la traversata del Mediterraneo di uomini, donne e bambine che cercano un futuro di speranza, scappando da guerre e situazioni di estrema povertà. Questo fenomeno, che ci interpella e con il quale dovremo fare i conti per i prossimi anni, mette a dura prova quelle che sono le istituzioni occidentali e la capacità di rispondere a un dramma che interpella ciascuno di noi personalmente, le nostre comunità cristiane e ciascun paese. Le risposte che da più parti vengono sono di chiusura o comunque di ostilità. I fatti dimostrano che questa risposta non dà possibilità di futuro, è quindi necessario ripensare una politica diversa e interrogarsi sulla capacità di accoglienza e integrazione di queste persone. Vediamo gli appuntamenti in agenda. Le attività del Vescovo: domenica 19 giugno alle 18:30 in seminario vescovile presiede la liturgia della parola in occasione del Giubileo Diocesano dei Giovani. Lunedì 20 giugno alle 15:30 nella Basilica Palladiana prende parte all'Assemblea Generale di Confindustria Vicenza. Mercoledì 22 giugno alle 16:30 partecipa un incontro caritativo al Palazzo delle Opere Sociali. Sabato 25 giugno alle 7:30 a Villa San Carlo presiede la Santa Messa per il convegno diocesano dell'Ordo Virginum. Domenica 26 giugno alle 10 nel Duomo di Colonia Veneta presiede la Santa Messa nel trigesimo dalla morte dell'arciprete Monsignor Antonio Corrà. Alle 16 a Sossano presiede la Santa Messa nella festa di San Teobaldo. A Villa San Carlo a Costa Bissara mercoledì 22 giugno alle 9:15 l'incontro degli uffici diocesani di pastorale. Venerdì 24 giugno alle 18:30 l'inizio del ritiro di spiritualità indiana cristiana sul tema la virtù della compassione. Sabato 25 giugno alle 7:30 la giornata di ritiro per l'Ordo Virginum. E con l'agenda è tutto, arrivederci alla prossima settimana.